Project o no, le Naiadi devono riaprire in tempi rapidi. A ribadirlo è il gruppo consigliare della Lega in Regione Comune che oggi, in conferenza stampa, ha proposto due possibili soluzioni per far tornare a vivere il centro sportivo pescarese, chiuso ormai da tempo immemore, come ha spiegato Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Il messaggio di oggi è molto chiaro. La Lega è per la riapertura immediata, rapida e veloce della struttura Naiadi. Lo era 3 mesi fa quando ho proposto in Consiglio Comunale l'ordine del giorno votato da tutto il Consiglio Comunale, lo era ieri, lo è quando, qualche giorno fa quando siamo andati in piazza a manifestare con i lavoratori, lo siamo oggi, lo saremo domani. Il project financing è un progetto che ha una lunghezza e una durata e una determinabilità amministrativa che è molto più lunga di quella che è l'apertura delle Naiadi. Quindi il project viaggia in linea parallela. Noi oggi siamo concentrati per dire e per cercare di trovare una soluzione all'apertura rapida che passa attraverso due concetti. O la regione chiama il comune e risponde alla possibilità che il comune ha dato alla regione di essere gestore quantomeno temporaneo della struttura, o la regione va a dare le chiavi a quella che è la società che nell'ultimo bando è arrivata terza e quindi è disponibile, se sarà disponibile, alla gestione della struttura. Perché abbiamo come stella polare la riapertura rapida e questo la regione avrebbe potuto farlo 1 mese fa, 2 mesi fa, noi abbiamo dato un'alternativa. Quello che però suona strano è che siete maggioranza sia in regione che al comune e quindi il problema comunque dovreste risolverlo voi in accordo con le altre forze politiche che oggi sono maggioranza come voi. Allora, noi il comune non può risolvere questo problema. Il comune di Pescara ha dato una soluzione alla regione, è la regione che deve risolvere, è l'assessore allo sport e la giunta che devono decidere insieme agli uffici se procedere con una strada e con un'altra. Quando lei parla di regione si riferisce comunque a Fratelli d'Italia, cioè c'è un disaccordo con un gruppo politico all'interno della maggioranza? No, guarda, perché non vi mettete d'accordo non è sulle una intenzioni? Esclusivamente politica. Io credo che evidentemente si sia andati un po' lenti su questa scelta. Siamo stati un po' lenti, ci si sia fatti prendere la mano dal correre dei tempi. Credo che ad oggi, se ci troviamo a non aver ancora aperto la struttura, perché evidentemente si è sottovalutato il tema della tempistica. Penso che un pochettino di tempo si sarebbe potuto recuperare. E quindi l'appello va anche a chi gestisce questo assessorato, agli uffici, all'assessore. Credo che oggi la scelta debba essere rapida su chi le deve aprire. La scelta deve essere rapida, poteva essere più rapida, siamo arrivati tardi, deve essere più rapida, è un mea culpa generale, ma non è il comune che può essere accusato di questo, non è la Lega che non ha l'assessorato, ma soprattutto non è la partita project gestione che deve essere compresa. Il project va per la sua strada.